È morto uno dei più noti cantautori italiani, Giorgio Gaber, scomparso a 63 anni dopo una lunga e sofferta malattia nella sua casa di Montemagno, in provincia di Lucca. Non arrossire quando ti guardo, porta romana bella. L'altro giorno il mio papà mi ha portato su una collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche a me l'altro giorno mio papà mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda. Basta. Non c'è via di scampo. Devo farmi per forza uno sciampo. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Se n'è andato un grande dello spettacolo, un poeta, un maestro che ha avuto una delle evoluzioni artistiche più coraggiose e originali nel mondo della canzone. Prima un successo popolare con Porta Romana, Nora Rossida, Riccardo, Barbera e Champagne, poi l'approdo alla canzone d'autore con Il Signor G e ancora la canzone che diventa teatro assumendo una forma assolutamente inedita. È stato sempre un originale Gaber, uno che non ha mai anteposto le mode, il mercato alla sua arte. Era un cantautore fuori dagli schemi, era Gaber e basta. E quando parlavo, quando cantava, si stava ad ascoltare, perché il signor G ci ha fatto ragionare sul nostro tempo, sulla nostra vita, sulla politica, scegliendo la via più difficile, quella che fa i conti con il coraggio delle proprie idee. E di coraggio Gaber ne ha avuto tanto, ce n'era per tutti, destra, sinistra, centro. Era l'uomo che gli interessava più che la politica, che lo aveva deluso, e diceva anche che la sua generazione aveva perso. Se n'è andato troppo presto Giorgio Gaber, lasciando un disco che aveva finito, lasciando soprattutto un vuoto, un dolore, che nessuno potrà colmare, solo la sua memoria e le sue canzoni, che continueranno a vivere come questa. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà partecipazione, la libertà. Non si può parlare di scampato pericolo per il...